Gadgets Movie, il canale dove conosci nuovi amici. Cinema, serie ci portano lontano. Ogni sera ridiamo insieme novità e sogni in mano. Non è tutta fantascienza, questa è la realtà. Ogni film un'avventura, ogni serie una novità. Viaggiando nel tempo, tra storie e fantasia, si ride e si scherza, tutta la compagnia. Che siete divertenti, tra un film e una serie, condividiamo i momenti, ci salva da torpore. Non è tutta fantascienza, questa è la realtà. Ogni film un'avventura, ogni serie una novità. Novità. Eccoci qua, finalmente, finalmente, poi finalmente, cioè come se avessimo organizzato... Come se fossimo anni. Esatto, in realtà ci siamo relativamente poco, cioè io da quando sei stata ospite per la prima volta da Andrea. Sì. E quindi, mo non so quanto tempo è passato. Perché qualche mese, non di esatto. Più. Esatto, perché ormai il tempo sui social ormai è un po' vago. Dilatato, dice. Sì, perché non hai punti di riferimento. È vero. Che un conto è nella vita, ma ci siamo visti lì il weekend del... Invece sì, hai più social, punti di riferimento, così no. Perché le live non hanno, diciamo, una cadenza fissa, quindi dici, no, ti ho visto tre live fa, quante? No, tre settimane, non si sa. Allora, ti introduco un po' quello che lo conosci, questo format. Vai. È il format che ho creato per conoscere i vari creator della nostra piccola community di Instagram, perché a volte un commento, una ricondivisione non basta per sapere chi c'è dall'altro lato. Quindi ho creato questo spazio partendo da, diciamo, dalla passione comune per cinema, serie TV e quant'altro, per poi divagare, perché uno dei motivi delle mie live è che si divaga. Cioè non si parte da una cosa e non si sa dove va a finire. Mi piace l'improvvisazione, va bene. Poi, la durata delle live è dipende, diciamo, dall'ospite, perché ci sono live che durano scarsa un'ora e ci sono live che devo intimare con le minacce. Lo stop, ok. Esatto, e quindi si va oltre le tre ore. Vediamo dove arriviamo. Quindi vediamo. Allora, intanto arrivano i primi a salutarci, c'è Francesca. Ciao Francesca. La prima cosa che
ti faccio fare perché, diciamo, è prassi. Ti lascio presentare, ma nella presentazione mi piacerebbe sapere anche come sei arrivata su Instagram. Su Instagram proprio in generale? Esatto, sui social, a parlare di questa passione in comune. Allora, intanto mi chiamo Giordana, che non so se insomma tutti sanno come mi chiamo, e ho creato questo profilo che appunto si chiama In Fuga dal Divano, che è un nome un po' strano, che poi magari spiegheremo anche. Infatti io ho cambiato il mio nick per questa sera, io sono rifugiato politico. L'ho visto adesso. Fantastico. Bella, questa mi piace molto. Niente, come sono arrivata su Instagram? Allora, in realtà, non sono tantissimi anni, ho cominciato piuttosto tardi, diciamo, qualche anno sì, però sono 4 anni più o meno che ho aperto questo profilo, e perché così, insomma, ormai avevo voglia di mettermi un po' in gioco anch'io, e ho unito un po' le mie due passioni, che sono appunto cinema e serie TV, e l'altra mia passione, che è quella insomma dell'artigianato, perché io creo accessori legati appunto a film e serie TV, e quindi insomma mi sembrava il momento di lanciarmi anch'io sui social, ecco. e Instagram mi è sembrato quello più affine alle mie caratteristiche, se vuoi, non lo so, insomma, chiamare come vuoi. Sì, meno male. Ma io invece, anch'io sono arrivato, meno male, credo che siamo arrivati un po' tutti nello stesso periodo, perché comunque a ridosso del lockdown, chi prima, chi dopo, meno male, quello è il punto chiave per molti, sì, per entrare. All'inizio avevo un blog, però sul blog avevo zero interazioni, cioè lo scrivevo perché comunque mi piaceva scrivere, però era una cosa più mia. E visto che io nel mio gruppo di amici non ho molti appassionati di cinema e serie, gli piace parlare di queste cose, cioè il massimo è: hai visto quel film? È bello. Punto. Va, finito lì. Mi ero fatto, comunque io già c'avevo un profilo Instagram, però c'avevo praticamente caricato 3 foto di non so quanto tempo fa, c'era una foto di una sedia, la foto di un bicchiere con un succo di frutta. Uno still life, insomma. Esatto. Ecco, esattamente. E quindi lo usavo per niente. Allora, girando un po' su Instagram, mi sono imbattuto in alcuni profili che parlavano di cinema. Ho detto, perché non inizio a portare i miei post che facevo sul blog qui? E poi piano piano ho abbandonato il blog e mi sono tenuto solamente il profilo Instagram, che piano piano ho iniziato a curare meglio, a fare proprio le grafiche. Certo. Perché all'inizio praticamente pigliavo, facevo copia e incolla, mettevo foto, quindi mettevo... Si parte così, in qualche modo. Zero didascalie. Sì. È normale, è l'inizio di tutti, secondo me. Poi ho avuto la fortuna che... Allora, io non so se anche per te, ma la maggior parte fino adesso mi hanno detto la stessa cosa. Ma io ho avuto la fortuna di beccare subito persone positive con cui interagire su Instagram, nel senso... avevo il terrore di trovare, sai, quella fa, no, ma stai zitto, non parlare di Cina, non capisci niente. Gli haters. Esatto. invece ho trovato subito un gruppo di persone, perché da uno poi incominciano ad arrivarti
i consigli, segui questo, segui quell'altro, e piano piano è iniziato a crearsi questa rete di connessione con un sacco di persone interessanti, perché poi dopo è bello anche scoprire cose, perché certo. Io ripeto sempre, io non sono un esperto, io sono un cinematore, cioè io molte cose, io per esempio, cioè, l'altro giorno ho fatto una live con Wolf73 che ogni domenica mette recensioni di film di un certo livello, soprattutto vecchi, e io gli rispondo sempre che questo non lo conosco, finché non mi metti roba di Bud Spencer e Terence Hill, io non posso. Mitico. No, cioè, ti posso rispondere con le emoticon. Ma i miei commenti non vai oltre. Sono tipo Joy di Friends quando fanno quella puntata in cui fa vedere che la gente parla e lui fa finta. Sì. Esatto, come se. Vabbè, ma secondo me siamo un po' tutti così, no? Cioè, è impossibile trovare quello che sa tutto di tutto, o no? Esatto, però la cosa bella è che ho trovato veramente pochissima gente che ti fa pesare questa cosa qua. Mm. Anzi, ho trovato molta gente che ti asseconda la tua curiosità, nel senso, io queste cose qua non le capisco, non mi piace, però vediamo. Sì. Allora, a me, io non ho mai amato moltissimo l'horror. Io non so quali sono i tuoi generi preferiti e quali non. Quindi, non ho generi preferiti, nel senso, guardo tutto, da horror, commedia, film demenziali, qualsiasi cosa. Poi chiaramente ho le mie preferenze, che sono più, vabbè, avventura e... Sì, insomma... No, io sono un onnivoro, però per una questione mia personale, sono abbastanza suggestionabile, l'horror tendenzialmente lo evito, però questo ha creato per me una sorta di meme, che adesso tutti i profili di horror sì. mi tartassano. Ti dobbiamo convertire, ti dobbiamo fare questo, quindi però mi diverto, cioè, certo. Perché comunque anche loro si divertono a fare questa cosa. Io devo dire che mi sono trovato bene, e grazie a questo sono riuscito a fare questo format, perché è bello vedere, conoscere, perché poi col tempo, aumentando le persone con cui interagisci, si crea una nuova rete e arrivi ad altre persone, perché casomai prima io e te non ci seguivamo perché non avevamo elementi in comune, e poi piano piano, crescendo entrambi, si sono trovate quelle interconnessioni, e che poi è la cosa bella dei social, fondamentalmente, no? Nascono per questo, e quindi teoricamente è quello che dovremmo fare. È quello che dovrebbe fare i social. Sì. Ma purtroppo da noi i social vengono usati per lamentarsi di quello che... di quello del piano di sotto, che c'è il cane che gli caga sul terrazzo. Sul servino. O per commentare il politico di turno. E basta. Cioè, poi vabbè, ci sono quelle sfaccettature, tipo, no, io lo seguo per Temptation Island, no, io lo seguo per... Cioè, queste... io non so neanche cos'è Temptation Island, quindi guarda. Ma allora, io purtroppo, avendo una sorella più piccola... che lei gli piace, cioè, ti tocca, insomma, ecco. Esatto, gli piace. Allora, tuo malgrado ti tocca. Io queste cose qua, anche per la legge dei vasi comunicanti, mi arriva, e quindi lo capisco. Non posso esimermi. Lo capisco. Tu, da quello che vedo comunque sul tuo profilo, comunque, se
tu ti definisci una amante a Marcord del cinema di che periodo? Anni 80-90, fondamentalmente, ecco. Diciamo, il nostro periodo. Con diciamo, qualche incursione qua e là, però sì, il periodo di riferimento diciamo che è quello. Allora, io... allora, tu devi sapere, il film che per me è stato la svolta, è il film che mi ha iniziato a fare interessare del cinema da un punto di vista più approfondito, per chiedermi, ah, chissà come l'hanno fatto, così, è Jurassic Park. Mm-hmm. Jurassic Park è il film che io l'ho visto, sono rimasto folgorato, ho detto, no, devo capire come hanno fatto questo, devo capire come hanno fatto quello. Fino a quel punto là era, sì, mi piace, mi diverto, mi fa divertire, mi fa svagare, però diciamo non mi ha mai fatto fare. Qual è stato per te il film o i film, perché alcuni mi hanno anche risposto a roba, diciamo un percorso a tappe addirittura, mi hanno detto alcuni, i film che... Ho un percorso un po' strano, nel senso che io ho iniziato all'università e dovevo laurearmi in storia del cinema, teoricamente, poi non l'ho finita, quindi allora, facevo conservazione dei beni culturali. Allora, interessante, perché forse tu sei l'unica, diciamo, della nostra generazione che c'ha... Perché adesso quasi tutti hanno una formazione legata al cinema. Se vai a vedere i ragazzi, diciamo... 20-25 anni che fanno parte un po' della nostra comunità, quasi tutti, un buon 80% studia cinema o qualcosa legato al cinema, video editing e via dicendo. Mm-hmm. Ma di quelli della nostra generazione, forse sei la prima tra quelli che io ho invitato ha fatto un percorso di questo genere. Io sono ragioniere, qualcuno che ha informatica, chi ha fatto ingegneria, chi ha fatto letteratura, ma gente che abbia studiato qualcosa legato al cinema ai tempi dell'università non l'ho beccato, quindi è una interessante. No, infatti sì, ho cominciato, appunto ero conservazione dei beni culturali, però indirizzo contemporaneo, e quindi avevo storia del teatro, storia del cinema come materie, storia della comunicazione, e quindi sì, insomma, sono partita da lì. Però tu prima mi chiedevi film, è una cosa un po' strana perché, vabbè, amante del cinema da sempre, perché comunque, come ho scritto nell'ultimo post, il film che mi ha aperto un mondo è stato La Storia Infinita, quindi andiamo indietro a quando avevo 6 anni, per cui quello è stato il mio film top, in cui ho capito cosa voleva dire guardare un film, fondamentalmente. Però insomma, se tornando alla tua domanda, quello che mi ha fatto appassionare un po' più all'interno del come viene fatto un film, e insomma cercare di interessarmi un po' di più alle dinamiche, diciamo, vabbè, io appunto all'università ho fatto una monografia su Vittorio De Sica, e questo l'avevo già detto in un'altra live, che però da lì per me è partito l'amore per il cinema, inteso a come viene fatto un film, come viene realizzato, registi e tutto quanto quello che c'è dietro. Per cui ti devo dire Vittorio De Sica. No, è interessante. Strano come inizi, forse, però quello è. No, ma alla fine, cioè, sono dei percorsi che si creano, e che poi casomai uno dice, uno pensa che lo fa in maniera distaccata, però invece poi, perché casomai è un compito, perché casomai non è una cosa spontanea, però alla fine scopre qualcosa che lo coinvolge. Appassionata lo sono sempre stata. Tu prima parlavi di horror, io ho fatto il mio periodo delle superiori in cui guardavamo con le mie compagne di classe solo videocassette al tempo di horror. Tutti i pomeriggi ci trovavamo insieme e guardavamo dei film horror, però la mia conoscenza dell'horror è rimasta lì, nel senso che dopo non ho più proseguito, per cui sono ferma agli anni, fine anni 90. Ma guarda,
fondamentalmente pure io, perché io diciamo, la mia, diciamo, refrattarietà all'horror è arrivata dopo, perché io fino a che ero ragazzino che si faceva Zio Tibia su Italia 1. Sì, fantastico, dai. Io lo vedevo, addirittura io facevamo io e mio cugino e il mio vicino di casa, facevamo, ricreavamo i siparietti, io facevo il cane nello sketch. Più di una persona comunque mi ha detto che si è avvicinato al cinema grazie a Vittorio De Sica. Sì. Perché Vittorio De Sica ha nel suo modo di fare cinema, perché comunque se già vai a vedere solo la delle biciclette è difficile rimanere impassibile, certo, a quel racconto. Però sono quei film strani, perché se vai a sentire in tutte le discussioni, anche quando quella di Marzullo a mezzanotte dintorni, così si parla sempre di i film di De Sica come Ina, però sono quei film che anche nel periodo anni 80-90 in televisione non ne davano. Sì, è vero. E io l'ho trovata sempre strana questa cosa qua. E mi sono sempre chiesto perché. E ancora non mi sono dato una risposta. Non te lo so dire nemmeno io. Perché ci sono tanti film italiani che soprattutto del passato, che sono sconosciuti ai tanti, perché proprio non sono stati mostrati e sono diventati un po' delle leggende. Perché io Ladro di biglietti lo sentivo di continuo. Quando si parlava, che ne so, si parlava dei grandi film, allora io li sentivo. Fellini, Zeffirelli e poi De Sica. Io Vittorio De Sica, io lo conoscevo solo per Amore e Fantasia. Sì, quelli che danno, sì, quelli che trovi ogni tanto in televisione sono quelli. Quelli che davano su Rete4 fisso, erano sempre gli stessi. E io quindi lo associavo a quel tipo di commedia, però non lo associavo a film d'autore. Sì. Poi crescendo ho scoperto che Vittorio De Sica è considerato uno dei grandi autori internazionali. Sì. Io sono rimasto sorpreso. Sorpreso. Ma perché poi anche lì adesso è difficile anche recuperarli certi film. Cioè io dico sempre, poi tra l'altro, vabbè, io parto ancora da più lontano, nel senso adesso stiamo parlando di De Sica regista, in realtà i film che guardavamo noi all'università erano De Sica attore, quindi nel 1932 addirittura, quindi andiamo ancora più indietro. Per cui sono difficili da trovare, nel senso, dove li rivedi? Però per me, almeno per la mia formazione, quella che appunto scolastica, tra virgolette, non lo vogliamo chiamare, sono stati fondamentali. Però se ne parli adesso, direi dove lo vado a recuperare io, gli uomini che mascalzoni, cioè, capito? No, ma sono... Però sono per me delle pietre miliari del cinema italiano, tra l'altro, quindi... No, ma come queste ce ne sono tantissimi, ma sì, tantissimi. Il problema è che adesso noi ci lamentiamo molto della distribuzione dei film attuali al cinema, ma se volendo potremmo dire che la distribuzione televisiva dell'epoca comunque in un modo o in un altro ha fatto una censura molto più ampia e profonda, perché noi adesso sembra un po' troppo diciamo in un campo minato, perché il discorso comunque prima i film si vedevano a un tot orario
in un tot giorno. Un orario umano. Eh no, perché prima tu i film era veramente un momento solenne, televisivo. Cioè, a me quando sento ancora adesso, se sembra la sigla di Lucio Dalla. Ah sì, filmissimi. Oppure quella di Sheryl Crow. I'll make you happy. Scusate la mia voce, ma questo mi ha dato la genetica. Cioè, è bellissimi, filmissimi, cioè, è un momento epico, veramente. Già dai trailer che davano in televisione quando dovevo fare quel film. Era un momento, poi vabbè. Ma adesso i film ce l'hai 24 ore su 24, e non parlo dello streaming, ma parlo proprio della televisione classica, perché adesso c'hai proprio dei canali dove c'è Rai Movie, Rai 4 e tutti gli altri canali così, dove tu trovi film in continuazione, quindi. E anche, ma non solo film, diciamo, di bassa qualità, ma film importanti. Cioè, sì, sì. Tu trovi film che hanno vinto Oscar alle 9 del mattino, alle 5 di pomeriggio. Cioè, all'epoca al massimo trovavo l'A-Team. Sì. Che vuoi mettere l'A-Team, però? Non so, no, ma però, per me l'A-Team era la cosa che ti vedevi quando stavi male e non andavi a scuola. Esatto. Supercar, Team, MacGyver, quelli super, erano. Super Vicky. Sì. Erano quei film che facevano solamente la mattina, che non so, cioè a me quando li vedo, a me viene, non so, è come se mi viene voglia di... Di provarti la febbre. Di mettermi... Esatto, bei tempi, no. Però sì, vabbè, era tutto molto più semplice, cioè veramente adesso che da una parte si è migliorato, ma dall'altra parte si è perso tanto. Sì, ah, sono d'accordo. Facciamo i boomer di turno, però sì, è vero, cioè sono d'accordo. Cioè, io da una parte sono contento che a molte piattaforme stanno ritornando a puntare alla cadenza settimanale delle puntate. Sì. Perché una delle cose che mi manca era che io avevo... Ogni giorno della settimana c'era qualcosa che usciva. Mm-hmm. E quindi mi organizzavo. Stasera c'ho questo e quest'altro. Domani c'ho quello. E tu, bene o male, non riuscivi a seguire tutto e non eri indietro con niente. Esatto. Adesso ti escono tutte le puntate di questo. Domani ti escono tutte le puntate di quello. E nel frattempo sono usciti 8 film. Non ce la fai a star dietro a tutto. Non ci riesci. È impossibile. Poi dici, vabbè, questo la recupero domani. Vai su Instagram, bellissimo il finale dove succede questo. No, devi skippare. Quando hai qualcosa che stai finendo, i social non li puoi guardare. Che poi dopo tu ti lamenti, ma non ho detto il nome del personaggio. Ho capito, sì. È arrivato quello con il tizio verde enorme, ha dato un cazzo. Cioè, non è quello che, è. Cioè, non è un uomo broccolo, cioè, è, cioè uno grosso verde, c'è cioè uno. Esatto. Cioè, no, è bello. Diventa veramente improponibile stare. E mo c'è Netflix che non può abbandonare il binge watching perché ormai è un marchio loro di fabbrica. Allora hanno inventato che dividono in parti le serie. Tipo mo Cobra Kai l'hanno fatto 5 puntate, mo 5 altre puntate a novembre, mo altre 5 puntate nel 2024. Ah, sì. Due palle, cioè.
Però vedi, tornano un po' ai nostri tempi, che da un lato ti, come si dice, ti abituavano anche alla pazienza, no? Sì, no, ma allora, poi c'era il discorso che io, che il termine stagione non ha più senso. No, adesso no. Perché una volta stagione significava da settembre a maggio, prende tutto un anno come un anno scolastico, tu c'avevi sta serie che ti accompagnava. Adesso è uscita la seconda stagione. 10 puntate in un giorno. La prossima stagione esce fra 3 anni. Allora, tu parli con una fan di David Lynch che ha iniziato a guardare Twin Peaks a 12 anni e quindi per la terza stagione ha aspettato 25 anni, quindi vedi tu, insomma, altro che pazienza, capito? Vabbè. Per cui, insomma. Vabbè, tu stai parlando con uno che sta ancora dietro al Grey's Anatomy, quindi... Ah beh, anch'io, sì. No, adesso un po' l'ho perso, però diciamo che ci sono arrivata quasi quasi vicina, ecco. Alle ultime stagioni. Allora, una cosa che ti avevo accennato prima della live, io ho detto, vabbè, con Giordana ci conosciamo poco, io ho detto due cose su di Giordana, che... seguendola così, che ha avuto l'opportunità di conoscere dal vivo Keanu Reeves e, coincidenza, è una conseguenza, in realtà. È una conseguenza, volendo. Ah, sì. Potrebbero ricreare un remake di Speed, sì. Perché Giordano, volentieri, come lavoro, diciamo di notte, facendo la doppia identità di notte, la doppia vita, di notte fa la creator di Instagram, ma di giorno la sua identità è autista di autobus, giusto? Autobus. Sì, esatto, per colpa di Speed, come dico sempre, per colpa di Speed, esatto. Quello è davvero. Allora, a parte, vabbè, uno potrebbe, io penso che, io conosco, ho degli amici che fanno gli autisti, e so che molto spesso vanno dall'esaurimento nervoso, diciamo, hanno l'input di diventare tipo Michael Douglas in Un giorno di ordinaria follia. Sì, no, li capisco perfettamente. Da un lato li capisco perfettamente. Però... Però a volte mi raccontano aneddoti, cose assurde. Io mo adesso, io non ti voglio chiedere nulla perché, diciamo sulle tue esperienze, diciamo, come si dice, un po' quello che succede sull'autobus rimane sull'autobus. Come Las Vegas. Esatto. Però mi viene da chiedere. Oltre Speed. Sì. Diciamo, le scene ambientate su autobus, perché io mi dico, ultimamente ci ho pensato oggi, ho detto, io voglio andare a pensare un po' di scene tratte da film ambientate sull'album, alcune bellissime. Allora, a me la prima cosa che mi è venuta in mente è, cioè, sai, uno a pensare, sai, Speed, che ne so, Shang-Chi, la scena dell'inserimento dell'album, oppure, che ne so, Italian Job, quando fanno il pullman sospeso. No, mi è venuto in mente Innamorato Pazzo. Esatto, è chiaro, è certo. Uno deve partire da lì. Però diciamo che non è quello che mi ha fatto appassionare al mestiere, però sì, è la prima scena che ti viene in mente, è quella. Sì, no, lui è... La voglia di guidare l'autobus sugli scalini, quella ce l'ho anch'io ogni tanto. Beh, farmi tutte le scalinate. No,
Allora, pensando che ci sono diverse scene interessanti, poi di solito le scene sull'autobus sono o scene dove arriva il bulletto, che arriva i bulletti che fanno qualcosa e beccano il tizio sbagliato, tipo, tu non sai chi stai importunando. Tipo, io non sono nessuno, quando entra là e fa la scazzottata lì. Oppure entrano i bulletti, poi dopo, in una scena successiva, sono saliti sul pullman, tipo, Stato Compton, quando stanno all'inizio del film e stanno i ragazzini e prendono in giro i balordi, poi salgono sopra con le pistole, fa, adesso non scherzate più. No, stanno, poi stavo pensando, quasi quasi. Io ho visto l'altra volta, ho fatto il torneo dei professori. Sì. Quasi quasi faccio il torneo delle scene sull'autobus. Fantastico, ti prego. Ti prego. Beh, c'è anche quella di Aldo Giovanni e Giacomo. Sì. Sì. No, ma ce ne stanno tantissime. Cioè, io veramente, io mi sono messo lì e ho detto, ah, però sai, ce ne stanno un sacco. Non sembra, eppure. Perché poi ti rimangono impresso quella sull'aereo, quella sul treno, gli inseguimenti in auto, però le cose sull'autobus, se vai a vedere, tanti film figli hanno delle scene sull'autobus. Lo so. Io una scena che c'ho impresso dell'autobus, che è tipo 30 secondi, 5 secondi, è la scena di Training Day. Mm-hmm, sì, ok. Quando Ethan Hawke praticamente viene risparmiato da quegli maledividosi spagnoli che dovevano ammazzarlo, però scoprono che lui aveva salvato la nipote di quello, e c'è la scena che lui è costretto a tornare con l'autobus e sta tutto un cazzato nero che deve andare da Denzel Washington a recuperare. Cioè, a volte secondo me l'autobus c'ha una sua magia. Sì. Dopo nella vita era un po' meno, però. Nella vita reale, io penso, allora, io non ho mai avuto nulla di particolarmente, anzi, diciamo, ho avuto alcune disavventure, ma non niente che, intanto è arrivato Alessio, Godfather, ciao Alessio. Ciao, Alessio, tu che sei appassionato di film dello studio Ghibli, mi sembra che ci dovrebbe essere qualche pullman speciale, particolare, a forma di animale. Perché stiamo parlando di film ambientati dove c'hanno scene negli autobus, però mi sembra che c'è un autobus animale, non mi ricordo in quale film, dello studio Ghibli. Non lo ricordo, esatto, mi ha detto subito sì. In che film? Il mio vicino Totoro, ecco, lo vedi? Abbiamo trovato anche lì, vedi? Che stiamo cercando di dare la giusta dimensione a... Perché molti hanno... come si chiama? Harrison Ford e Air Force One, che butta la gente dagli aerei. Mission Impossible, cioè c'è sta Tom Cruise che si arrampica sull'aereo, si arrampica sul grattacielo, ma non fa manco una scena sul punto. È vero, ma no, c'è tristezza. No, ma se ci pensi è vero, ce ne sono tanti. Pensa anche solo Autobus Gatto, bello l'Autobus Gatto, che meraviglia. No, se ci pensi anche solo Harry Potter, per dire. Esatto. È un personaggio praticamente l'Autobus, sì. Nottetempo. Guarda, se ne va a vedere. È vero. Adesso sei arrivato lì. Allora, ti faccio una promessa. Ci metterò un po' di tempo. Vai, ti aspetto. Ma farò una live. Io non so se lo conosci il sito www.fu. No. www.fu è un sito dove praticamente ci sono, metti film, scene a confronto che si sfidano.
e si sceglie il migliore. Io farò questa cosa qua prendendo tutte le scene di autobus di film e serie che trovo, e poi ti inviterò a te e altri e decideremo qual è, e vedremo se... E io sono di parte, però. Lo so, però dovrei... Dovrei essere imparziale, ok. No, ma no, tu voterai, però dovremmo vedere se sarai capace di convincere gli altri a far vincere il Bunchiano. Secondo me qualcuno riesca a convincerlo. Finale Speed contro Totoro. Esatto. Vabbè, non bisogna far scendere sotto i 50, le 50 migliorare l'autobus gatto, quindi facciamo proprio il crossover. Esatto. No, eh? Non ci hai mai pensato, eh? Ma quindi, allora, quindi, i film di Sica sono, diciamo, i film che ti hanno portato alla svolta. Keanu Reeves ti ha, diciamo, condizionato nel mio lavoro futuro, sì. Ma quindi è lui il tuo attore preferito o è uno? È uno dei. È uno dei. Mm-hmm. Uno, diciamo, dei più. Uno dei più. Speed è il tuo preferito o c'è qualcun altro? Dei suoi film? Sì, Speed sì. Non il più bello, però il preferito. Il più bello per me è Point Break. Lo so che magari tutti si aspettano Matrix o cose del genere, ma per me il più bello è Point Break. Allora, perché uno, il discorso è sempre quello, diciamo, che uno confonde sempre la preferenza. Esatto. Allora, dice, sono due cose diverse. Preferire questo a quell'altro. Allora, a me Point Break è un film fighissimo. Cioè, c'è azione, c'è divertimento. E poi c'è uno dei finali più strazianti. Cioè, che non ha niente a che vedere con quella ciofeca che hanno rifatto. Non esiste. Per me la ciofeca non esiste. Proprio non nominarla neanche. Non esiste. Non soffermiamoci nemmeno. Vai avanti. Cioè, io non mi ricordo neanche gli attori che hanno interpretato. Ma perché non esiste. Cioè, è inutile che... Allora un attimo qui. No, sto cercando di vedere se trovo qualcosa su Keanu Reeves. Che oggi. Dimmi chiedimi quello che vuoi. Che lo so, più o meno. No, non era. Non riguardava diciamo domande da farti. Okay. No, volevo vedere se trovo un giochino, però non l'ho trovato. Allora, no, a me, allora, di Keanu Reeves, il mio film preferito di Keanu Reeves, vabbè, è il primo Matrix. Mm-hmm. Perché, vabbè... Vabbè, è comprensibile, nel senso, insomma. Cioè, veramente ci... è fighissimo, diciamo, se andiamo a pensare il periodo in cui è stato fatto, molte cose sono state inventate per quel film. Sì. È uno di quelli che io chiamo film spartiacque, nel senso c'è un prima e un dopo Matrix, e questo è innegabile, secondo me. Matrix esiste solo il primo. Allora, Matrix... Sono quasi d'accordo. Allora, Matrix... 2 e 3 per me esistono, ma non sono film, sono due videogiochi, perché sinceramente, allora, per me di Matrix c'è Matrix e Animatrix.
i corti animati che secondo me sono fighissimi. Non so se l'avete visti. No, non conosco. So che ci sono, ma non conosco. Alessio, se te lo dico a te perché tu sei appassionato di cultura giapponese, perché sono tutti anime, sono dei corti ambientati nel mondo di Matrix, e c'è stata la... sì, lo so che intendevi Matrix 2 e 3. Diciamo, quando si parla di Chofey, che sappiamo che è quello. Povero. Cioè, a prescindere, anche qualsiasi l'ambito in cui si sta parlando, si sa che... E praticamente ci sta due corti che si chiamano Il Nuovo Rinascimento, parte 1, parte 2, dove racconta proprio come le macchine sono arrivate al dominio sulla Terra, mostrandotelo con le macchine che a un certo punto si ribellano. Poi dopo vengono scacciate, allora creano un loro paese per fatti loro in Asia. Poi diventano una potenza commerciale perché i loro prodotti vengono acquistati da tutto il mondo perché sono perfetti, e questo crea le gelosie degli altri paesi, che gli dichiarano guerra per sottrargli i brevetti e così via. E da lì nasce la guerra tra umani e macchine. E lì arriva anche il discorso dell'oscuramento del cielo, e alla fine gli uomini perdono e diventano le loro batterie. Ed è figo, perché È poi carino. racconta tutto quanto in formi come un anime, quindi proprio animazione giapponese classica, Sì. ricorda molto Akira da Bello. questo punto di vista. Un altro attore che ti piace? Allora, se restiamo sempre nel cuore e non bravura, Eh no, Johnny Depp. allora tu, se tu parli con me, parli sempre di cuore, perché io non ho la capacità, io dico sempre, io non ho la capacità di giudicare un film, un attore, un regista per, diciamo, le qualità prettamente tecniche, perché non ti saprei dire se un'inquadratura è fatta così, è fatta bene o fatta male, se non puoi mettere l'attore, recita bene, recita male, perché alla fine dipende da quello che ti arriva. Sì, no, ma sicuramente. Allora io dico sempre, io vado molto di cuore, quindi... No, sì, però faccio la distinzione perché diciamo che la mia classifica cambierebbe, nel senso, se quelli preferiti è un conto, quelli che ritengo più bravi è un'altra classifica, ecco. Però dopo sì, ti dico, i miei attori preferiti sicuramente Keanu Reeves e Johnny Depp. Sui preferiti andiamo sempre di cuore. Poi dopo, a questo punto, sono curioso di sapere anche l'altra classifica. Allora, Sì. Johnny Depp, sì, è un attore che ha fatto tante cose che hanno lasciato il segno. Allora, io ti dico subito il mio film preferito di Johnny Vai, Depp, vai, vediamo se è il mio. Sì. che non è che forse è atipico per il tipo di attore che è, perché molti estrionico, fa così, però è forse quello più ponderato per certi versi, che è Neverland. È il mio preferito. Sì, no, non è tra i miei preferiti. No. No. No, no, allora sì, no, mi piace, però non è tra i miei preferiti. Ok, quindi qual è il tuo? Allora, sicuramente Edward Mani di Forbice, sarà banale, ma quello è. E Cioccolà, per me sono i due film migliori di Johnny. Per due motivi diversi, però.
No, però... a parte questo, vabbè, uno secondo me è... ecco, lo sapevo che hai citato Edward Mani di Forbice. Grazie, lo sapevo anche io, Francesca, ero sicura di Edward per lei. Che, ovviamente, visto che sempre Johnny Depp, c'è anche la sposa cadavere, quindi... Mm-hmm. Sì. Ciao Giovanna. Ciao. Avrei detto anch'io, sentite, allora uno che dica Neverland, perché sennò io chiudo la live, perché a me tutta la gente che appoggia l'ospite non mi sta bene. Lo fanno per cavalleria, dai. No, vabbè, diciamo che per Edward, oltre a Johnny Depp, è un po' tutto il film, insomma, Tim Burton, no. L'ambientazione, il film, la musica, cioè, insomma, per me è un film meraviglioso. Esteticamente preferisco Sì, beh, sì, sono d'accordo. Allora, io come ho detto sempre, io ho iniziato a pensare agli attori e ai registi da quando ho aperto, diciamo, il profilo Instagram. Uh-huh. Perché io ho sempre pensato ai film, al film. Cioè, nel senso, a me l'attore mi piace nel film, però non è che... non sempre, diciamo, seguo l'attore. Poi se l'attore si riconferma, tipo per esempio nei miei film preferiti ci sono o Robbie Williams o Jim Carrey. Perché per esempio... Non ti dico niente perché sennò mi butti fuori. Insomma, io c'ho... Allora, io ti dico, e da questo ho scoperto che tra i miei registi preferiti c'è Peter Weir. Mm-hmm. Non Fangirli? A chi stai dicendo? Io sono perso, scusami. Non lo so. Jim Carrey no. Su Jim Carrey non dico niente. No, è meglio. No. Allora, io non sono permaloso, almeno poi passerà del tempo dalla prossima live, però non sono permaloso. Allora, non fai più il giochino degli autobus, del cena dell'autobus. Faccio quelli investiti dagli autobus. No, allora, a me Jim Carrey ci sono un paio di film che sono... The Truman Show e Man in the Moon. Mm-hmm. Che sono quelli che preferiscono, e dopo un po' Eternal Sunshine mi piace, ma lo metto un gradino sotto a questi qua, perché Man in the Moon l'ho trovato molto più biografico, perché lui è praticamente il personaggio. Non l'ho visto. È interessante, il regista è Milos Forman. Esatto. E The Truman Show, che è di Peter Weir, che... Uh-huh. The Truman Show l'ho visto, sì. È uno dei pochi che ho visto di Jim Carrey. A me, allora io ho una peculiarità. A me piacciono gli attori comici quando si cimentano in ruoli drammatici. Allora, e li adoro più nei ruoli drammatici che non nei loro ruoli, che molto spesso sono delle commedie che sono troppo esagerate. Mm-hmm. Allora, e questo vale per Jim Carrey, vale per Robin Williams Adam Sandler. Mm-hmm. Sandler ha fatto dei film che a me piacciono tantissimo. Quando lui fa i film seri. Poi fa delle cagatone esagerate quando fa le commedie. Steve Carell. Mm-hmm. Cioè, sono tutti attori che mi piacciono quando si cimentano in quei ruoli là. E tipo Robin Williams, a me il mio film preferito in generale è L'attimo fuggente. È una meraviglia di film, L'attimo fuggente.
intanto ecco qua finalmente un po' di supporto sul bene del mondo del strepitoso. Robbie Williams praticamente la mia infanzia, ecco, No, no, ma lo capisco, è che proprio è una delle quelle cose che io invece non riesco proprio a vedere, perché per me è insopportabile proprio da guardare, non ce la posso fare. Io guardo solo The Truman Show e Una settimana da Dio, basta. Gli altri non c'è, cioè The Mask mi irrita da morire, tutti gli altri di Jim Carrey mi irritano in un modo che non hai idea, quindi io proprio non ce la faccio. È un problema mio, per l'amor del cielo, non è che... Allora, ti... però non ci riesco. Ti suggerisco un film che conoscono in pochi, di Jim Carrey, uh-huh, che non è una commedia, che è The Majestic. È un film di lui che perde la memoria e arriva in una cittadina e viene scambiato per il figlio di un diciamo il proprietario di un cinema, praticamente lo scambia per il suo figlio, uh-huh, o almeno pensa che lui sia suo figlio, e praticamente lo porta a gestire questo cinema in mezzo a, diciamo, la, sai, quelle classiche cittadine nel mezzo delle campagne americane, del nulla. Esatto, ed è molto particolare, e secondo me, che a me, ripeto, posso essere d'accordo, cioè, a me alcuni film, allora, The Mask, molti lo adorano, però non è mai stato il mio film preferito, diciamo, tra le commedie di Jim Carrey, ho preferito sempre altro, ma i suoi film seri li ho amati un po' tutti, cioè, quindi almeno i film quelli, tipo, che ne so, io, Adam Sandler, a me il film, io non so qual è il tuo film preferito di Adam Sandler serio. Fammici pensare. Il mio è Rain Over Me. Sai che non so se l'ho visto. E lui è... praticamente lui è un ex dentista che c'ha un trauma post-traumatico, perché ha perso la moglie e le figlie. Ok, sì, ho capito qual è. Per sì. 12 settembre. Mm-hmm, sì, ok. Sì, quello sì. Ma a me piace Adam Sandler, anche quelli comici, ti dirò, però sì. Tra quelli seri, sì. Poi, allora, tu mi hai detto, vabbè, i tuoi attori preferiti sono, diciamo, Johnny Depp e... Keanu, my man, sì. Keanu Reeves. Ora, però giustamente mi hai detto, se dobbiamo parlare di classifica per qualità, per bravura, la classifica sarebbe diversa, e ora vediamo quali sono gli attori che tu reputi, diciamo, migliori, perché comunque se si parla di bravura, diciamo, è uno, la percezione è uno di come lo definisci più bravo di un altro. Io sono molto curioso perché anche per capire anche il perché, sul gusto personale non posso chiedere. A volte non c'è neanche ragione, adesso parte, esatto, perché preferisci la vaniglia al cioccolato, esatto. Quello è allora al top del top per me c'è Daniel Day-Lewis. Ok, al top del top, poi Phoenix, non River, il fratello. Joaquin, non so come si pronuncia. Joaquin. E... Phoenix, no. Un'altra roba. Sì, questi direi che sono i miei due preferiti in quanto a bravura. E poi Kevin Spacey, che io ho sempre adorato, perché ha fatto dei film che io adoro. Quindi questa è la mia tripletta, ecco, tra quelli che io definisco bravi. Allora, 2 su 3... mi ci trovi anche a me, perché io adoro Kevin Spacey, purtroppo
tutta la questione. Vicende personali, ok, però. Però, cioè, Spacey è... Dai, trovami un miglior cattivo di Kevin Spacey. Ma, cioè, Kevin Spacey, allora... che non ha fatto solo il cattivo, per l'amore del cielo, però... No, è la capacità... Ci sono degli attori che hanno quella capacità di poter cambiare genere ed essere sempre ad altissimi livelli. Esatto. Perché comunque... Come Anthony Hopkins, un altro Anthony Hopkins, che per me cioè, può spaziare da qualsiasi genere che non sbaglia mai. Allora, per me Anthony Hopkins, dopo diciamo, la scena finale di The Father, per me rimane... Che devo ancora vedere. No, allora, lo so. Guarda, io, allora, problema. Io quel film lì mi ha stroncato l'anima. Poi, è ben per quello che devo aspettare un momento in cui sono... Allora, no. Stai cercando... Allora... Ci sono due modi, o lo vedi quando sei in un momento di maggiore gioia, euforia, ma poi te lo fai drenare via tutta quanta e secondo me, cioè, vedere la gioia che ti abbandona, tipo che ne so, come tu hai detto, visto che ti piace la storia infinita, tipo il nulla che ti inizia, esatto. Oppure... andare nel momento di maggior cupezza e rasentare proprio l'oblio. Ho paura di non saltarci fuori così, cioè, sarà un momento di euforia. E trovarti nel pozzo insieme a Samara. Esatto. Allora, ma no, perché... allora, io quando penso a The Father, a me viene sempre in mente quella scena... A me viene sempre da ridere quando ha vinto l'Oscar Anthony Hopkins con The Father, mm-hmm. perché l'NBC, il canale trasmetteva anche a me cosa? Mi sono perso quando Forse The Father? Ah, ok. Cioè il fatto che l'NBC decise quell'anno di mettere come ultimo premio degli Oscar al finale di The Father, okay. Come ultimo premio, invece di mettere il miglior film, misero il miglior attore perché erano convinti che avrebbe vinto Chadwick Boseman, sì, per My Rainey Black Bottom. Perché si aspettavano, vince loro, gran finale con i familiari che salgono così. Nada. Allora, è finita. Quello era l'anno quello del Covid, quindi molti erano a casa. Che è successo? Che vince Anthony Hopkins, che era rimasto a casa e stava dormendo. Quindi... è finita così, ha vinto Anthony Hopkins, che però non c'è. Buonanotte a tutti. E finisce con la telecamera che si sposta verso lo schermo dove c'è sta fotografia di Anthony Hopkins così, e finisce praticamente nel modo più anticlimatico e triste, esatto, possibile. Cioè, invece, casomai, l'Oscar precedente, per il mio film, erano salite 200 persone a festeggiare, e invece hanno finito con sta foto che pareva un morto. Vero. Madonna. Quindi, quando penso a The Father, penso a questo. No, su Danny DeLewis e Kevin Spacey, sì, sono d'accordissimo con te, perché sono due attori tra i miei preferiti, perché è sempre lo stesso discorso, cioè li associo a due dei film a cui sono più affezionato, tipo Ted Lewis, mm-hmm.
Io l'associo all'ultimo dei Moicani. Per me è la corsa sua con quella musica che pompa. Beh, la musica, Madonna, la musica è una roba strepitosa, porca miseria. Cioè, quello è cinema proprio. Cioè... Ti dico solo che io dell'ultimo dei Moicani ho preso prima la colonna sonora e dopo ho preso il DVD, ma prima la colonna sonora. Cioè quando la colonna sonora fa il film, cioè assolutamente tu mettici un'altra musica là sotto, perde l'80%. Ma io l'ho visto anche l'altra sera in televisione, era su TV8, ma l'ho dovuto ricordare perché non ce la faccio quando c'è, poi c'è sto tamburo che è meraviglioso, tutto quel film lì è meraviglioso. E tu là, no? Tu, perché comunque uno va a pensare i film che ha fatto Danny Day-Lewis, no? Cioè tutti i film di un certo tipo, tutti calmi, tranquilli, posati, ma questo è un film, diciamo, secondo me è il Balla coi lupi fatto bene. Dai, ciò significa che Balla coi lupi non ti è piaciuto, comunque va bene. No, non è che non mi è piaciuto, ma allora, Balla coi lupi è bello per tre quarti. Poi c'è la parte finale che è una palla colossale. Sì, diciamo che potevano asciugare un po' quello, sì, sono d'accordo. Però per me rimane sempre un bellissimo film. No, è un bel film, però... No, capisco quello che vuoi dire, sì, sono invece, d'accordo. Invece L'ultimo dei Meccani è perfetto. Mantiene una linea perfetta, dall'inizio alla fine... E non c'ha quelle lungaggini inutili, ridondanti, e poi è secco, cioè muore quello, combattimento, inseguimento, cioè tutti dei momenti, romanticismo, tensione, intrigo. Lui che è un figo spaziale, scusa, questa è una cosa mia personale, però anche questo lì, fa per lì. Me. No, ma tu pensa, cioè per me... Diciamo, a me la mia scala di valori è la TV Urgente, poi l'altro film che secondo me ci ha messo anima e cuore ed è stupendo per quanto è orripilante, è Il Petroliere. Sì. Proprio un pezzo di merda, cioè il colloquio con il figlio alla fine ti fa capire quanto è pezzo, però è bello per quanto è pezzo di merda. Mi piace perché fa il buono, fa il cattivo ma buono, ma il buono ma cattivo, cioè li fa tutti. È partito un film, Il mio piede sinistro, che dove fa? Sì. No, proprio una parte facilissima. Direi di no. Anche Nel nome del padre è molto bello. No, il padre, ma... cioè io vero. Cioè, a me è dispiaciuto che si sia ritirato, però un dramma. Però cioè per quello che ha fatto, cioè io... allora, meglio così che non vederlo fare la fine di tanti altri, che sì, quello sì. Perché tipo, a me mi piange il cuore vedere la fine che sta facendo Russell Crowe. Cioè io non... Sì, diciamo che certe scelte non le capisco nemmeno io, però... Cioè, o non lo chiamano più, e quindi... Perché, allora, io da questo punto di vista qua, io non so se tu l'hai visto Il talento di Mr. C, quello di Nicolas Cage, che interpreta se stesso. No. Allora, non mi pare. Allora, Il talento di Mr. C è uno dei film più fighi che abbia visto negli ultimi anni, e che mi ha fatto rivalutare tantissimo Nicolas Cage.
dove Nicolas Cage interpreta se stesso. Mm-hmm. Che allora, anche Nicolas Cage, parliamone, nel senso, perché ultimamente si sta svendendo a fare dei film assurdi, ma ha fatto dei film meravigliosi anche lui, all'inizio soprattutto. Ma lui, nel film, lui parla, si prende molto in giro, mm-hmm, proprio su questo fatto qua che si è svenduto. Cioè lui praticamente si vede lui e va a fare film mediocri e c'è il suo manager che lo interpreta, Neil Patrick Harris, che dice: ah no, non ti preoccupare, adesso ti faccio trovare questo film fighissimo che devi fare, il vampiro spaziale, tutti questi film strani così. Poi a un certo punto dice: guarda, non ti ho trovato nessuno, ti ho trovato un altro ingaggio. Ah, che cosa? E niente, ti pagano, ho trovato un tizio in Grecia che ti paga 10 milioni di dollari per andare alla sua festa di compleanno. E tu vacci, perché è l'unica cosa, è l'unico che ti ha cercato, e si vede la moglie che non lo rispetta, che non lo ama più, la figlia che non lo rispetta, e quindi lui sta punta sempre a ritornare quello di un tempo, e lui va in Grecia da questo suo grande fan che sarebbe Pedro Pascal. Mm-hmm. E Pedro Pascal veramente è un fomentato dei film di Nicolas Cage, e Nicolas Cage praticamente va là, lo asseconda, e praticamente questo qua dice: senti, ho scritto una sceneggiatura, vorrei che tu faccia da protagonista del mio film, io sono tuo fan. E lui fa tutto scocciato, e questo qua mortificato, che si mette a fare queste cose con questo tizio. A un certo punto che succede? Nicolas Cage viene preso da un gruppo di agenti dell'FBI che gli dicono che questo qua è un grosso trafficante d'armi, e quindi deve fare da spia per loro, per incastrarlo. Mm-hmm. E si creano delle situazioni allucinanti. Ed è, secondo me, personalmente è uno dei film più belli di Nicolas Cage, perché ci sono delle scene dove io veramente stavo morendo dalle risate, non ce la facevo, ho dovuto stoppare perché coprivo i dialoghi con le risate. Cioè ci sono delle scene, ci sono, perché poi dopo lui c'è una scena dove si puntano le pistole, che c'è anche nel senti, ti faccio vedere il trailer, bravo, facciamo perché è fantastico. È il talento di Mr. C. Allora, trailer, eccolo qui. Mm-hmm. Allora, metto la schermata. Ecco qua. Qual è la tua preoccupazione, Nick? Hai perso parte del tuo talento di attore? No. Che cosa ha detto? Ha detto che ti adora, ma alla fine è andato in una direzione diversa per quel ruolo. Io ho chiuso. Smetto di recitare. Cazzo. Mi dispiace, sto guidando tra le colline, puoi ripetere? Allora, Nick, abbiamo un'altra offerta, è arrivata stamattina, di circa $1 milione. Come si chiama il proprietario? Javi. Signor Cage, io... Javi vuole che io faccia... Intendo... Non credo di capire. E se Javi... Sono io, Javi. Questo posto è stupendo. Qual è il tuo film preferito? È impossibile rispondere, perché non puoi limitarlo a uno. Imagine me and you, I do.
Incredibile. Questo dovrei essere io. È grottesco. Ti offro $20,000. Non sapevo della scogliera! Potevamo morire! Sono in posizione. Sono sicuro che sia l'attore Nicolas Cage. Nicolas Cage! Sì. Ti adoro! Hai visto i Croods 2? No! Ho 44 anni! Perché cazzo dovrei vedere i Croods 2? Ti vengo a prendere. Cosa volete, ragazzi? Lavoriamo per il governo. Sa con chi sta passando il suo tempo? Uno degli uomini più spietati sulla faccia del pianeta. Deve aiutare il governo degli Stati Uniti. Let's kill this world. Trova un modo per entrare lì. Mi vedo a farne di più di queste cose di spionaggio, sotterfugi. Bene, perché abbiamo un'altra missione per te. No! Nicolas Cage sta lavorando per il governo degli Stati Uniti. Tu non devi mentirmi! Quelle sono le mie pistole d'oro. Sono le mie pistole d'oro. Non voglio uccidere. Sei l'ultima persona che ucciderei. Ti voglio bene, cazzo! Io di più! Sono Nick Fottuto! Wow, Cage! Sì, che è il film da cui hanno tratto il meme di Pedro Pascal e Nicolas Cage. Adesso ho capito qual era. No, ma è loro due insieme sono fantastici, perché veramente ci sono, hanno dei momenti fantastici. Ma no, io parlo. Poi Pedro Pascal, che a livello di film non è che abbia fatto granché, ma è questo qua, secondo me, è il miglior film che ha fatto Pedro Pascal. Allora, questo qui è il film di Nicolas Cage, è il, diciamo, nell'ultimo periodo è di sicuro, diciamo, il migliore che ha fatto. E adesso ha fatto anche, non lo so se l'hai visto, l'ultimo Dream Scenario. No, pure quello è carino, e secondo me se è riuscito a fare quel film della A24 molto particolare, merito anche di questo film, che l'ha rilanciato un po'. Te lo consiglio di recuperare, perché veramente è, secondo me, molti l'hanno sottovalutato, perché il film di Nicolas Cage che ma è uno di quelli che sicuramente recupererò, perché quelli di Nicolas Cage li ho visti tutti, è che accumulo, poi prima o poi li guardo, però questo qua, secondo me, tra gli ultimi che ha fatto, che sono tutti quanti di un livello medio-basso, no, questo qua basso. Però è uno di quelli che io guardo sempre volentieri, nonostante dica, tutte le volte dica, ma perché se mi... ma perché ha fatto sto film? Però lo guardi. Questo è l'ultimo film che hai visto al cinema. Ultimo, Fly Me to the Moon. Bello, mi è piaciuto. A te è piaciuto? Sì, carino, niente di eccezionale. No, niente. Carino, divertente. Niente. No, è una bella commedia romantica particolare, bel cast. Sì, ti è piaciuto particolarmente o ti aspettavi di più, ti aspettavi di meno? No, ma aspettavo quello, nel senso, non un capolavoro di film, però carino, mi ha intrattenuto e mi è piaciuto. Allora, io non sono un grande amante di Channing Tatum. No, neanch'io. Tra l'altro, forse è la cosa che mi è piaciuta meno del film, non lui come attore, perché non è che non che non mi sia piaciuto in questo film, però non ce lo vedevo, non lo so, non mi sembrava, non lo so, non mi è sembrato adatto al ruolo, forse. Allora, diciamo che c'è sempre l'aspetto del ragazzo, diciamo, il figo, sì. non ti dà un senso di, sai, di uno che
che comanda, che fa, cioè, diciamo che lo poteva un attimo, non lo so, toccare un po' le cose, cioè renderlo un po' più, meno, diciamo, sì, meno, meno tattoo. E non vedo differenza tra il Tatum di questo film e il Tatum di Magic Mike a livello di presenza. Sì, non so se proprio per una cosa di immaginario che sono rimasta ferma lì, però non lo so. No, nel senso che tu lo vedi, cioè sempre le stesse espressioni. È quello. Cioè, allora, dico, non... Io se guardo un film, mo prendo due che sono un livello esagerato, però parlo di belli attori, mm-hmm. tipo Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, che sono comunque anche loro famosi perché sono dei belleccioni, mm-hmm. però a livello di presenza, quando devono fare altri tipi di personaggi, cioè comunque cambiano. Certo. Presenza, non sempre tu li vedi come il figo, cioè se non voglio sì, essere, esatto. Se non voglio fare il... Eccomi, è andata via. Infatti non capivo se ero io o se eri tu, ma dopo sei sparito tu, ho detto no, allora è lui. No, è andato via un attimo la corrente, quindi sono caduto. No, oddio, non ricordo più di che cosa parlavamo, però no, parlavamo della presenza di Brad Pitt, sì, di Leonardo DiCaprio, che riescono a reinventarsi, sì. Anche i ruoli dove non devono essere figaccioni, ecco. Esatto, diciamo che alla fine il film è carino per la storia, è molto intrigante tutto il discorso che hanno voluto un attimo girare tutto intorno alla famosa teoria del pallonaggio. Che allora io fondamentalmente il film è in parte, diciamo, la mia versione nel senso che io ho sempre detto, secondo me ci sono stati, al massimo, conoscendo gli americani che sono vanitosi, potrebbero aver fatto una versione da mandare in televisione per evitare. Sono d'accordo. Questa cosa qua l'hanno un attimo presa un po' dalla mia
possibile teoria. Però alla fine è carina quella. Poi vabbè, Woody Harrelson, che adoro anche, vabbè, lui, mamma mia, meraviglioso. È un caratterista che adoro. Fantastico. Perché quando lui è duro metti sta, cioè deve fare sì, la commedia, deve fare, io tipo io ho visto un film l'anno scorso, Campioni, con che è diretto da uno dei due fratelli Farrelly, ed è una bellissima commedia dove lui fa il protagonista, è una storia vera di sto allenatore di NBA che per punizione viene mandato ad allenare una squadra di ragazzi diversamente abili. Attori realmente diversamente abili, che in italiano vengono sono stati doppiati da doppiatori con la sindrome di Down. L'ho trovato molto carina questa cosa qua. Carino. Quindi, è molto carino, molto particolare. Anche questo secondo me da recuperare. I fratelli Farrelly, che una volta separati hanno fatto belle cose. Una ha fatto, vabbè, Green Book, quest'altro ha fatto solo questo film, Campioni. Diciamo che fratelli, queste coppie di fratelli che si separano stanno facendo delle belle cose, perché pure i fratelli Coen, mo che si sono separati, uno ha fatto Macbeth. Ah, io li amavo anche uniti, i fratelli Coen, però. No, quello sì, però diciamo, sai, uno dice, dai, sai, separati, potrebbero fare peggio, però hanno, secondo me hanno preso, muori i due fratelli, hanno fanno, uno ha fatto Macbeth e l'altro muore, è uscito il film quest'anno, Driveway Dolls. No, li ho persi un po' di vista. Driveway Dolls, ci ho fatto la recensione qualche giorno fa, è molto recente come film, è molto particolare, molto, molto grottesco, una commedia on the road. Sì, sì, poi tematica LGBTQ, quindi molto, interessante, no? Però poi vabbè, chi altro c'è? Cioè, vabbè, c'è Coso, quello. Quello di tutti amano Raymond, che faceva la Thank you.
Io sono sempre qua. Adesso non so perché adesso è andata via la corrente, quindi può darsi che la connessione faccia i cricci, quindi potrebbe succedere di nuovo. E andiamo, cerchiamo di andare verso la conclusione, almeno per dare. Vai. No, bene. Non finiamo per forza. Parliamo. Vabbè, tu, diciamo, cinema, bene o male, abbiamo visto, abbiamo capito i tuoi gusti, abbiamo capito cosa ti piace, cosa non ti piace, quali sono, diciamo, i tuoi attori preferiti, film preferiti, bene o male abbiamo capito un po' l'ambito. Uh-huh. Per quanto riguarda la serialità, qual è il rapporto che hai? Anche quella sono rimasta molto indietro, dagli anni 90 più o meno. No, vabbè, sì, no, però diciamo che delle ultime uscite ne seguo poche, devo dire la verità. Sono rimasta più legata a cose che però sono iniziate appunto, come dicevi prima, magari Grey's Anatomy, quelle cose lì. Però sì, no, serialità sono rimasta un po' indietro. Tipo Bridgerton, non so neanche che cos'è, per dire, Stranger Things non l'ho mai visto. Quindi... No, vabbè. No, vabbè. No, io per male, diciamo che sì, sono un boomer perché comunque apprezzavo di più le serie nel loro formato originale, quelle da 24 episodi a stagione, mm-hmm. che ti accompagnavano durante il periodo, cioè che ne so, durante il periodo di Natale uscivano le puntate di Natale, a novembre uscivano le puntate di delle scene di ringraziamento, Halloween, cose qua. Quello, diciamo, un po' mi manca. Adesso riesco a vedere ad agosto con dentro gli episodi di Natale, dentro gli episodi... È un mappazzone unico, dai. Quello sì. Quindi, diciamo, attualmente non hai seguito niente oppure sei più allora, selettiva? Di nuovo ho seguito purtroppo il Signore degli Anelli, la serie Gli Anelli del Potere, l'ho dimenticata. L'ho dimenticata. Però guarderò anche la seconda perché, vabbè, perché sono troppo legata al Signore degli Anelli e mi dispiace, ormai l'ho iniziata, la finirò, ma per carità. Poi vabbè, ho visto The Boys, quello sì, che però anche l'ultima stagione non è che mi sia piaciuta più di tanto, devo dire la verità. Sto recuperando adesso proprio in questi giorni Good Omens, che non avevo mai visto. Ah, molto carina questa. Infatti, poi è corta, quindi... Sono due stagioni, sono. Esatto. 12 episodi se la posso fare in breve. E poi no, insomma, di recenti, la più recente è Supernatural, che amo e adoro, stra-adoro e stra... però sì, è forse la più recente che ho visto. Dopo torniamo un po' più indietro. Guarda, io Supernatural... Non l'ho mai iniziato. Ai. Cosa ti ma prendi? Ora al pensiero di dovermi recuperare 15 stagioni. Sì. Però dai, è carino. Lo so, no, ma allora, tu calcoli che a me è piaciuta tanto Grimm, non so se l'hai vista mai, no. La serie. Che era una serie sempre... con il protagonista che era un discendente dei Grimm, che sono una stirpe che andava a caccia dei mostri, che erano i mostri delle favole, in realtà non erano favole, ma erano racconti, eh? E i mostri praticamente vivono diciamo tra di noi, sotto mentite spoglie, un po' la Constantine, che solo lui può vederli e riconoscerli, e poi lui fa, diciamo, da spezza un po' quelle che sono le origini di famiglia, perché scopre che in realtà
i mostri delle favole non sono tutti mostri, ma sono, ci sono comunque buoni e cattivi, e quindi si mette contro tutto il mondo magico, così. È molto carino, un po' alle streghe, così. Mm-hmm. Beh, come genere mi piace, quindi potrebbe... Non lo so se lo fanno, è disponibile su qualche piattaforma. Prime Video, mi dice Grimm. Allora potrei recuperarla. Allora, questo video non è attualmente disponibile nel tuo paese. Ok. Ottimo. Niente, come non detto. Quindi, no, niente, per il momento non è disponibile da nessuna parte. Niente. Facciamo finta di nulla. No, io ultimamente, beh, io sono abbastanza onnivoro di serie TV, adesso sto iniziando quella che uscì adesso con Anthony Hopkins su Prime Video. Ah, sì, quella sì. Mi devo imparare il titolo in inglese perché... Non viene neanche a me. E... Quella la potrei guardare anch'io. Però io per esempio amo, io mi sono fatto Apple TV e praticamente amo quasi tutto quello che esce su Apple TV, perché a parte che fa le puntate a cadenza settimanale, quindi in più fa poche serie, quindi ne so, te ne vedi due, poi dopo ne mettono altre due, è finito questa, ne mettono un'altra, e sono quasi di ottimo livello, quindi... Mm-hmm. E sono io non so se ti piaceva Lost da morire, allora io ti consiglio meraviglioso Silo, che è una serie sulla falsa riga di Lost. La prima stagione sono 10 episodi, la protagonista è Rebecca Ferguson, ok, e c'è e Tim Robbins. Wow. Ed è veramente una bella serie. Tim Robbins, anche lui ne sbaglia pochi. Poi lui, poi qua fa la parte, c'ha una parte particolare che poi tu quando casomai uno pensa, sai, i personaggi, lui fa sempre i personaggi un po' emarginati, un po' così, invece qua è uno bello quadrato. Che è un'ambientazione post-apocalittica, la popolazione che vive all'interno dei silo sotterranei, diviso su vari livelli, più i livelli sono bassi e più è la cosiddetta, diciamo, la terza classe del Titanic, per dire. Poi vai sopra e trovi, diciamo, quelli più importanti. E qui ognuno ha i propri ruoli, i propri compiti, non si sa cosa c'è fuori, si sa solo che la vita di fuori del silo è finita, e l'aria è tossica. Quindi la serie inizia con... delle misteriose morti all'interno del sito. E da lì si comincia un attimo a indagare sui misteri, le cose. Sembra interessante. E come ogni... Visto, approfitto che c'è un po' di linea, ti faccio vedere il trailer, perché giustamente abbiamo le tecnologie per farlo. Usiamole. Quindi... YouTube non si paga, ancora non si paga. E quindi... Allora. Condivisione schermo, silo. Volevamo... impressionarmi con effetti speciali, ecco. Io lo vedo con effetti speciali.
Non sappiamo perché siamo qui. Non sappiamo chi abbia costruito il silo. Né perché viviamo sottoterra. Sappiamo solo che il mondo al di fuori del nostro santuario uccide. Se riconduciamo il patto a una sola regola, è non dire che puoi andare fuori. Altrimenti andrai fuori. Non pensi mai al mondo al di fuori del silo. E se quello che si vede non è ciò che c'è fuori? Al reparto meccanica c'è sempre qualcuno con una teoria riguardo a Sima. Io devo scoprire la verità. Ho trovato qualcosa che potrebbe dare una risposta a tante domande. Tu devi stare calma e mantenere un profilo basso. Sei disposto a dare? Rieccome. Eccoci qua. Ce la faccio più. Allora, il trailer non l'hai visto, giustamente. Sì, no, l'ho visto non fino alla fine, però sì, ho capito il genere. Mi è sembrato un po' qualcosa tipo, come si dice, Divergent, la saga di Divergent o Hunger Games, un po' come ambientazione. Eh sì, è un mondo post-apocalittico. Diciamo che c'ha le sue regole, però il fatto che ci sono tutti questi indizi, queste cose, questa tutta una sorta di tutta una teologia intorno a, a questa cosa è molto intrigante, interessante. Mo, sì, sì. Mo al Comic Con che c'è questo weekend dovrebbero fare diciamo un panel dedicato per la seconda stagione. Poi comunque, come hai visto, c'è un bel cast interessante. Sì, molto. Quello sì. Diciamo che sarà interessante. Allora, io non so che piattaforme sei abbonata. Praticamente Prime e basta. Prime, che è praticamente come la maggior parte di noi ci siamo abbonati, ma per altri motivi. Esatto. Allora, io sinceramente sono... Allora, io mi sono abbonato a... sia a Disney che a... a Netflix con il pacchetto quello delle pubblicità, perché mi sono reso conto che le pubblicità alla fine non sono, cioè te le mettono. Salta di nuovo.
No, no, adesso ti sento. A tratti, vabbè, però ti sento. E niente, mi sa che... Troppi condizionatori accesi. Salta la corrente. Ce la faccio più. No. Ma allora, mai ho visto live così mi sta mettendo la prova, perché il fatto che salti di continuo, cioè o te vai e basta, c'ho niente da fare, sono qua. Tipo Revolution, va via la corrente elettrica in tutto il mondo e basta, esatto. E si ritorna al medioevo, ma così è snervante. No, dicevo, io ho messo le piattaforme con le pubblicità perché alla fine non sono così invasive come credevo. Mm-hmm. Cioè, sì, no, è vero. E quindi con i soldi risparmiati, con i, diciamo, queste, mi sono fatto definitivamente l'abbonamento ad Apple, perché è quello che a livello qualitativo mi dà di più. Mm-hmm. Ah, io non riesco a starci dietro a tutte, non ce la posso fare. No, tutte no, però diciamo... troppe cose che devo... Poi dipende... recuperare. Poi dipende anche da... chi altro ne usufruisce, diciamo, cioè chi, allora io volendo ne farei molto a meno di Netflix, perché tranne di qualche serie che esce ogni tot, a me la maggior parte delle cose che esce su Netflix non mi interessa. Disney Plus lo tengo perché c'ha il catalogo che mi piace, quindi ogni tanto mi voglio rivedere un classico Disney, mi voglio rivedere un film della Fox vecchio, è più sulle mie corde. C'ho molta roba Prime c'è, cioè, lì perché Prime, cioè, vabbè, sì, quello c'è, mobile per pacco, e quello mo ritrovo là. Però delle cose interessanti, a me piace. No, no, ogni tanto tira fuori qualche chicca. Poche, però ogni tanto tira fuori qualche chicca. Boh, ultimamente non so per quale motivo, se c'è un accordo. Gli ultimi due film diretti da George Clooney sono tutti e due finiti direttamente. Aiuto? Ah, okay. Chi sei? No, perché quando vedo che ti blocchi, dico, mannaggia la miseria, e sta saltando di nuovo. Però non ci sei. Allora mi fermo pure io, perché poi dopo non so se poi parte il bestemmione e poi questa sarà l'ultima live in vita mia. No, esprimiti. No, sono uscite gli ultimi due film di George Clooney diretti da lui, sono usciti direttamente su Prime. Uno è Eravamo Ragazzi in Barca. No, me lo sono perso.
e l'altro era il bar delle grandi speranze. Mm. Sì, che non ha quel nome lì, però. Che in inglese... No, in italiano è quello. In inglese è... Aspetta, il bar delle grandi speranze... Mi ricordavo un nome diverso. Ho capito quale dici, ma me lo ricordavo io. È tipo Tender Bar. Ah, Tender Bar, sì, ok. No, me lo ricordavo come Tender Bar. Quello con Ben Affleck. Giusto? Esatto. Mm. The Tender Bar, esatto. The Tender Bar. In italiano è il bar delle grandi speranze. Ah. Ti sei bloccato. No, ci sei. Aiuto. Ok, ci sei, ci sei. Ogni tanto sparisci, ma poi torni in fretta. No, ti sei bloccato ancora. Sul bar delle grandi speranze ci siamo bloccati. Cambiare il nick perché allora... Quando dicevo sul bar delle grandi speranze ci siamo arenati, in realtà le grandi speranze si sono arenate. Senti, allora io direi che prima che uccidiamo che l'internet veramente che si crei l'irreparabile e diciamo cose che non pensiamo e roviniamo questo momento così di comunione, direi di rimandare a prossime live dove si spera ci ritroviamo in un momento più placido e tranquillo dove discutere. Va bene, perché stasera internet, allora io adesso rema contro. Io stasera faccio una cosa. Io adesso, tutti i momenti in cui io non ci sono, non lo so, metterò uno stacchetto musicale, perché poi dopo ricaricherò la live su YouTube, almeno per dare un senso, perché io dico, ah, che bello! Sì, anche perché ci sono io da sola, se no che... Sì, sei tu che... Tipo Bruno Vespa che aspetta. Questo non è bello, no, in effetti. Quindi per dare un senso di... Di continuità a questa cosa. Direi di convivialità, metteremo, ci metto lo spezzone di... Ti stai bloccando ancora. Ci sei? Ok. Ci sei. Madonna, guarda. Thank you.
tanti stacchetti. Maledetto il modo che lo so dire. Allora, io direi che non fare neanche tanto il piano. Allora, su Vito Catozzo direi che... Sì, Vito Catozzo che mi assume perfettamente il mio stato d'animo. Allora, io, Giordana, io ti ringrazio per essere stata mia ospite, ti ringrazio grazie anche per la pazienza. Oh, non farei l'autista, altrimenti. Torniamo sempre lì. Esatto. Esattamente. Diciamo, sono tipo io che cerco il biglietto, dico, ah no, ma c'ho il biglietto, e scompaio. Ah, ce l'ho, esatto. Bene. E niente, allora, io prima che venga interrotto da internet per l'ennesima volta, ringrazio tutti, do appuntamento a giovedì per la prossima appuntamento di Lo Conosci. Vi invito a seguire Giordana sul suo profilo In fuga dal divano, dove ci illustra tutte le sue passioni per il cinema, diciamo, il cinema e il degli anni 80-90, ma non solo, diciamo, comunque parla il cinema un po' a 360 gradi, ma nel suo stile, molto divertente. Diciamo, bello, diciamo, il modo in cui sei finita dentro il mondo di La Storia Infinita, perché sappi che La Storia Infinita è il primo film che ho registrato in VHS. È fantastico, dai. Come lo so a memoria. Pure io. Anzi, è la mia specialità scientifica, se posso dire. Concordo. Se posso fare una citazione ad hoc. Detto questo, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in chat, che ci hanno abbandonato durante i vari blackout, ma che ci hanno tenuto compagnia a lungo. Grazie. Alla fine, diciamo, alla live è di 2 ore. Il tempo effettivo è 45 minuti, perché un'ora e mezza ce l'abbiamo fatta. No, dai, non è stata così traumatica. Però va bene così. Grazie Giordana. Ti ringrazio te, grazie mille. Spero che è stata meno traumatica di quello che pensavo. Io mi sono divertita un sacco, quindi va benissimo così. E quello mi fa piacere. L'importante è divertirsi e sentirsi a proprio agio. Io alla fine, a me, molto, molto. Te l'avevo detto, ho detto, non ci conosciamo, quindi si andrà spaziando. Ci sarà molto più molte opportunità per capire l'altro, perché a volte uno, se si conosce di più, poi va a stuzzicare sempre gli stessi argomenti. Invece così... Esatto. Sì, abbiamo scoperto che non potremo mai essere amici per colpa di Jim Carrey. No, dai, hai detto anche che non eri permaloso, quindi... Ma non ho mai detto di essere onesto. Hai ragione. Quindi, detto questo, ti auguro la buonanotte. Grazie. Grazie ancora per avermi invitato. Prego. Avremo modo di recuperare e sicuramente preparerò qualcosa per le scene dell'autobus. Volentieri, ci sono. Quello sarà molto simpatico. Esatto, grazie. Buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. Favino, tu Favino, tu Favino, tu. È stato un viaggio, amici, tra schema e fantasia, Angels Movie vi saluta con tanta allegria.
allegria. Abbiamo riso e scherzato tra film e serie TV. Ora è tardi, è il momento di dirci ciao a tutti voi. Can't you smoothie non era tutta fantascienza, ci siamo divertiti, ogni live è un'esperienza. Ora è tempo di sognare, ci vediamo alla prossima. Tra risate e pensieri la nostra avventura non si ferma. Abbiamo fatto amicizia tra fantasie ed emozioni pop. Ogni live è speciale, sempre con tanta simpatia. Tra Westeros e Hogwarts il divertimento non manca mai. Ma ora è il momento di dirci arrivederci poi. Can't you smoothie non era tutta fantascienza, ci siamo divertiti, ogni live è un'esperienza. Ora è tempo di sognare, ci vediamo alla prossima. Tra risate e pensieri l'avventura non si ferma. Le luci si spengono, ma il sogno continua nel mondo dei film. Ogni notte è un'avventura, domani ci ritroviamo con nuove storie da esplorare. Ma ora è tardi, è tempo di riposare. Can't you smoothie non era tutta fantascienza, ci siamo divertiti. Tutti, è stato un gran bel viaggio. Cangio Smoothie vi saluta con affetto.